Ciao ragazzi, ciao. oggi parleremo della marcatura CE, in particolare andremo a capire cos'è e anche cosa non è la marcatura CE e andremo a capire quali aspetti copre e come capire anche meglio se serve o non serve per i nostri prodotti. Quindi partiamo con la marcatura CE. Innanzitutto dobbiamo capire che non è un marchio e non è una sigla che viene messa sui prodotti, ma la marcatura CE riguarda soprattutto la sicurezza dei nostri prodotti. Un'altra cosa che la marcatura CE non è, e non è un'indicazione sull'origine del prodotto. Quindi il fatto che ci sia posta la marcatura CE non significa che il prodotto è stato fatto in Europa, ma può essere anche un prodotto cinese che ha la marcatura CE. Spesso c'è un po' di confusione anche sull'aspetto della marcatura, perché CE può essere spesso confuso anche con China Export, no? Mm-hmm. Quindi quello lo possiamo vedere visibilmente anche da come sono avvicinate le lettere. Spesso per China Export, per esempio, sono più vicine, invece per la marcatura CE devono rispettare una certa distanza, devono rientrare, diciamo, all'interno di due cerchi che potete vedere chiaramente, perché ci sono delle indicazioni precise su come realizzarla. E quindi la marcatura CE riguardo soprattutto la sicurezza dei prodotti. Mattia, cosa significa la marcatura CE e cosa significano le parole CE? Quindi deriva dalla conformità europea, giusto? Esatto. Significa che il prodotto è conforme alla legislazione europea e questa conformità gli dà la possibilità di poter essere venduto in tutta Europa. Quindi è la merce che entra dall'estero in Europa oppure prodotta in Italia, in Europa, può essere liberamente venduta come in Spagna, come in Italia, come in Germania e in Francia, cioè in maniera indipendente. Questo è un aspetto fondamentale. Cioè mi dice che il prodotto è conforme alla sicurezza dettata dal legislatore europeo. Per capire se applicare o no marchio CE, innanzitutto bisogna fare un'analisi del prodotto che abbiamo di fronte, capire in quale categoria inseriamo questo prodotto. È un giocattolo? Ora lo inseriamo nella categoria di giocattoli. È ad esempio un prodotto medicale? Lo inseriamo nella categoria medicale. In base a quello, poi, quello che dobbiamo fare è cercare se c'è una direttiva specifica che si applica a quello specifico settore, come ad esempio il settore dei giocattoli. Fatto questo, se voi entrate ad esempio nel sito dell'Unione Europea relativo alla direttiva dei giocattoli, potete notare che nei primi articoli determina l'ambito di applicazione e poi nei successivi indica che se il prodotto rispetta i determinati requisiti di sicurezza potrà essere applicata la marcatura CE. Questi sono gli aspetti essenziali che sono da prendere in considerazione. Perché? Perché nel momento in cui immetti questo prodotto nel mercato, se non lo immetti con la marcatura, il prodotto potrebbe essere anche sequestrato. Poi, un altro aspetto è che non puoi apporre la marcatura CE su tutti i prodotti. Ci sono dei prodotti che metti nel mercato e non devono essere marchiati, ad esempio come gli alimenti, che devono seguire un altro filone. Quindi in generale quello che devi fare è verificare se al tuo prodotto si applica una direttiva specifica e se quella direttiva specifica presenta l'obbligo della marcatura CE. Se non presenta questo obbligo, applicherai in linea generale la direttiva relativa alla sicurezza generale sui prodotti, la direttiva 2001/95. Quindi il nostro consiglio, ragazzi, è quello di seguire questi step per verificare, come diceva Mattia, se il prodotto ha bisogno della marcatura CE, e una volta capito questo rivolgervi a degli esperti per capire il costo di questa procedura e nello specifico cosa dovete fare per poter apporre la marcatura CE. Quindi il consiglio è quello di verificare, ma poi una volta che avete capito comunque di appoggiarvi a degli esperti, sempre, e di non fare da soli, perché comunque ci vogliono delle competenze specifiche. Esatto. Per realizzare questo. Quindi per quanto riguarda la marcatura CE è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!